Eccomi qua, ciao ragazzi, dopo la parentesi grave siamo tornati nel mio garage perché per un altro amico sto facendo un M1L di 60. Il cilindro in questione è già stato lavorato da un preparatore qua della zona, però mancano ancora tutte le bavette da togliere, le bave di fusione, vorrei rifinire meglio lo scarico e a sistemare i condotti appunto togliendo tutte le bavette di fusione che questo cilindro ha. Non vado a toccare fasi né niente perché il cliente lo vuole così com'è. Andrà montato su carter originali, li ho già stuccati e li ho portati da 10 pollici a spianare, a barenare la camera di manovella per montare un albero a spalle piene da 87. Andranno raccordati i travasi, cosa che farò quando i carter mi arriveranno. Intanto vado a sistemare le bavette di fusione e tutte quelle imperfezioni che adesso vi mostro se riesco. Ci vorrà un po' di tempo perché devo fare i calchi con la carta millimetrata in modo da renderli tutti precisi, però adesso vi mostro. Eccomi qua. Allora, come vi dicevo, non mi piace, a parte che qua gli è scivolato il fresino, ma vabbè, poco male. Si vede qua, non è regolare, ha questi due scalini che io voglio togliere. Stessa cosa, quel scalino là, vedete, non mi piace. Quindi andrò a toglierli, così come quel scalino, questo qua, vedete, nella curva c'è uno scalino, quello là non mi piace, andrò a toglierlo, e più tutte quelle bavette che vedete dentro i lanci, insomma. Insomma è da un po' da ritoccare questo cilindro. Questo cilindro secondo me ha avuto anche una scaldata, come vedete da questi due segni, classica scaldata da prigionieri o comunque da testa non chiusa bene. Troppo chiusa e quindi è andato a grippare giusto, è andato a scaldare giusto sui due prigionieri. Quindi niente, fresino. Noto che comunque anche ai migliori preparatori il fresino può scivolare, ma vabbè, ok. Vedete anche quella bava di fusione là, questa qua andrebbe tolta. Adesso vedo se riesco. Vedete, si vede bene. Come questa qua non mi piace. Ho visto, vedete tutte queste imperfezioni qua, queste qua. Queste vanno tolte. Ho già riprofilato un po' meglio lo scarico. Dai, andiamo avanti. Allora, ho dato una passata veloce, ma già là scalini tolti. Qua c'erano delle bave, le ho tolte. Ho aggiustato queste bave qua. Come vedete ce ne sono ancora qua da togliere. Adesso provvederò. Anche queste bave qua le ho tolte. Dopo passerò bene. Ho aggiustato i booster e anche i booster d'aspirazione. Gli ho dato un condotto un po' più lineare, diciamo che ci siamo quasi, dai, pian pianino. Vado a togliere le ultime bavette, il cilindro praticamente è già finito, gli scalini erano già tolti dal precedente proprietario, quindi il lavoro più grosso era già stato fatto. Una volta sistemato il cilindro, ho adeguato una guarnizione, l'ho appoggiata sul piano cilindro ed ecco qua quanto devo andare a lavorare. Lo stucco, onde evitare già polemiche o richiami da chi commenterà qua sotto, lo stucco non serve da rinforzo. Ho messo abbondante stucco proprio perché, come vedete, andando a lavorare i carter avrei avuto poca ciccia sul piano d'appoggio. Allora ho abbondato di stucco in modo da avere più piano d'appoggio. Dopo andrò a lavorare un po' meglio lo stucco in modo che sia un po' più bello da vedere. Anche qua è troppo, ma andrò a lavorarlo. Stessa cosa da questo lato qua, quindi non farò rinforzo. Non li ho saldati perché, boh, primo perché sto stucco qua viene usato tantissimo ed è molto buono. Secondo, i carter sono abbastanza vecchi, andare a saldare correrei il rischio di rovinare o comunque di correrei il rischio che il calore rovini tutto il carter, quindi avrei dovuto rifare poi le sedie cuscinetto, ricontrollare tutti i carter, insomma. Con lo stucco è più veloce, meno invasivo. Spianato, barenato per il D60, per l'M1 D60, adesso vado a lavorare i carter per farli combaciare con questi. Allora, ho quasi finito di sgrossare bene, manca ancora un pelo, ma lo lascio appunto perché dopo vado a rifinire bene i card. Come vedete non ho sfondato tanto, ma solo due punti, visto che alcuni da una foto avevano detto che io usavo lo stucco come rinforzo, in realtà no, è solo ne ho messo abbondante per essere sicuro, cioè è meglio metterne un po' di più che di meno, ma sapevo benissimo di averne messo anche troppo, ma ripeto, meglio metterne un po' di più. Questi sono i segni che già precedentemente qualcuno aveva fatto e non capisco il perché, ma vabbè, tra l'altro ho fatto anche malissimo, ma ok. Quello che ho fatto io è solo questo, sì, che non pensate che io abbia fatto queste robe qua, io non le ho fatte.
Allora, ho appoggiato un attimo il carter per far vedere. Come vedete, non sono andato a sfondare, non sono andato a sfondare tanto. In effetti, forse ho messo troppo stucco da questo lato, ma vabbè, andrò a limarlo adesso. Però vedete il perché ne avevo messo tanto? Perché una volta spianato, se noi guardiamo qua, vedete, una volta spianato e fatto le sacche dei travasi, sarebbe rimasta poca ciccia sul piano d'appoggio. Allora con questo ho un po' più piano d'appoggio, in modo che la guarnizione appoggi bene e anche il cilindro. Adesso vado a rifinirlo un po' meglio, vado a togliere lo stucco in eccesso, ma questo posso farlo anche dopo, quando vado a mettere l'accensione, vado a togliere quello che serve. Vado a rifinire meglio sto travaso qua, rimisurando la guarnizione. Mi sono tenuto un po' abbondante, in modo che adesso, arrivato vicino, riesco a rifinire meglio senza andare dopo a trovarmi che ho aperto troppo le sacche sul carter. Bene, fatti i travasi, ho fatto un falso montaggio per controllare lo squish e devo mettere, come vedete, per fortuna ce l'avevo in casa, una basetta da 0,9 più guarnizione da 0,1. In questo modo ho uno squish di 0,90 e qualcosa, il che è perfetto. La guarnizione da 0,1 non cede tanto, vabbè, ma 0,9 di squish va più che bene per un M1L. E quindi adesso rismonto tutto, ricontrollo bene i travasi che coincidino con le sacche del carter, e appunto dopo dovrò adattare la basetta ai travasi del cilindro. Ok, ho adattato la guarnizione da 0,1, ho adattato la basetta da 0,9, adesso si va a pulire tutto qua, sti truccioli, rismonto tutto, ripulisco tutto bene il carter e si può andare a montare il motore. Ok, ho dato una pulita a tutto, ho già ricambiato gli o-ring, selettore cambio e della mezzaluna. Allora facciamo un recap. Ho raccordato le sacche dei carter ai travasi del cilindro. Facendo un falso montaggio, poi ho scoperto che dovevo mettere una basetta al piano del cilindro, ma era intuibile, visto che è stato spianato di 0,8 il piano. Sapevo che più o meno dovevo andare a mettere una basetta di tale misura, infatti andrò a mettere una basetta da 0,9. Questa basetta qua, già anche questa adattata ai travasi del cilindro. In più andrò a mettere una guarnizione da 0,1 in carta, l'andrò a mettere tra basetta e cilindro, in modo da raggiungere uno squish di 0,9, 93, 92. La guarnizione da 0,1 si schiaccia poco e quindi arriverò a un 0,9, ecco, di squish, che per un M1L di 60 va benissimo. I carter sono già stati barenati per l'albero Fabbri, barenati per le spalle da 87. Avevo già chiuso la valvola originale con lo stucco, ho già inserito i prigionieri col freno a filetti forte. Io qua non ho altro da fare che procedere al montaggio. Sto pensando a cosa può mancare, credo niente, credo non manchi nulla, quindi possiamo procedere a montare i cuscinetti, asse ruota primaria e cuscinetto di banco. Bene, ho già messo il cuscinetto della primaria, il cuscinetto asse ruota, paraolio e cuscinetto di banco. Adesso si può andare a montare la primaria, sempre, io in questo caso uso sempre la Endurance della Fabbri, che va più che bene, e questa è anche già, non serve adattarla, per fortuna. Quindi andrò a montare le molle del parastrappi, poi vediamo il pignone, se tenere il pignone da 27 o mettere un 26. Intanto andiamo a montare la primaria, le molle sulla campana e poi andiamo a montare. Primaria montata. Adesso si può andare a montare l'albero. Allora, albero inserito, si può andare a montare il cambio. Allora, il cambio è un cambio originale con asse pick up, crociera faio eco e basta e avanza. Mi sono sempre trovato bene con i motori che avevo. Cambio originale con prima DRT da 55, in modo da allungare un po' la prima. Questo cambio poi verrà abbinato a un quadruplo, ha un quadruplo Malossi 18-20, quindi in questo modo abbiamo una prima un po' più lunga e una terza e quarta corta. Poca spesa, tanta resa. Asse ruota col cambio, quei rapporti, l'albero. Qua ho già messo tutti i cuscinetti col cluster. Basta, ho già pulito i piani, guarnizione, e si va a chiudere il carter. Allora, ho deciso di mettere il pignone a 27 perché tanto userà ruote da
3.00 rispetto a una 3.50 è quasi avere un pignone in meno, quindi partiamo col 27 e poi vediamo, ma in teoria dovrebbe andare bene. Ho chiuso il blocco motore, tutto a posto, e si va a montare la frizione. Come frizione andrò a montare la nuova VMC, che dicono tenga molti cavalli, più di 30, e per questo motore credo possa bastare, e costa quasi la metà rispetto alle più blasonate, quindi in teoria, che alla fine, se andiamo a guardare, è la classica 8 molle, 6 molle, 8, 16 molle, dovrebbe essere come è la classica HP tipo Falco o Fabri. Alla fine ormai non c'è tanto da inventarsi sulla frizione. Andiamo a montare qui. Per tirare la frizione non ci affidiamo un cartellino HP, ma un cartellino originale leva corta, trasformandolo in leva lunga. Non si va a spendere soldi per un cartellino HP che costa più di 100 euro. E voi mi direte, allora metti direttamente un cartellino originale leva lunga. Hai più corsa e più forza. Trasformare un leva corta a leva lunga piuttosto che avere già leva lunga, perché comunque il notolino è diverso e tutto. Quindi mettendo una leva più lunga sul leva corta hai più leva. Andiamo a montare la leva HP. Bene, cartellino leva lunga messo, può andare a mettere il pistone e il cilindro saldo il passaggio, beh, tanto l'ho mostrato 100 volte. Bene, motore montato, ho skippato tante parti perché tanto, anzi, vi lascio il link, chi vuole rivedere come monto io motore, vi lascio il link di un montaggio motore. Adesso per la marmitta M3XC per l'M1L va tagliata la chiocciola dell'aria. Io voglio rifare la chiocciola in modo da deviare l'aria fresca al cilindro senza che passi per lo scarico scaldandosi. Per far ciò, foglio d'alluminio e andrò a sagomarlo in modo da creare una curva come i carter quattrini, ecco, dove lo scarico passa all'esterno. Ho creato quel cartone, quello che voglio fare, quindi andrò a mettere questo qua, lo farò un po' abbondante, dopo andrò a sagomarlo meglio, però di base è questo qua. E dopo una vite fisserò anche alla cuffia. Questa è la sagoma, ho già fatto il segno per il foro che sfrutterò nel carter, ne farò uno un po' più avanti e poi qua farò un altro foro in modo da tenerla ferma sulla cuffia. In modo che lui non vibri. Andiamo a fare i fori. E poi andiamo ad adattare, no, a vedere se l'accensione va bene, perché mi sa che devo limare un po' lo stucco per far stare il piattello. Ecco qua, fatto. Qua la cuffia la fisso con una vite a stella, ho messo la graffetta come questa sulla lamiera. Ed ecco qua, qua la cuffia devo ancora fissarla bene, ma come vedete è tutto ben saldo. Boh, mettiamo via lime e quant'altro e andiamo avanti con l'accensione. Anche in questo caso accensione SIP anticipo fisso. Allora, il piattello va così e qua c'è da rimanere. Allora, ieri ho finito la giornata montando l'accensione, alla fine l'ho già regolata a 20 gradi d'anticipo. Volano nero, è il SIP originale, ma chi vuole il motore ha verniciato la ventola di nero. E adesso andiamo a montare la piastra Bezzola con tutti i suoi collegamenti in modo che venga tutto bello ordinato. Bene, motore finito, ho messo tutti in ordine i cavi. Adesso qua, vabbè, farò i collegamenti al telaio, quindi lasciate perdere questa parte qua, ma il motore è bello in ordine e non ci resta che montarlo sulla Vespa e andarla a provare. Vediamo come va questo motore. Mettere le molle sulla manetta.
forse è da tirare la frizione. Allora, dall'ultima volta che l'ho provata, adesso è passata una settimana, perché è successo un macello, nel senso che nel montaggio del motore andava tutto bene. Vado a mettere il motore appunto sulla Vespa, ho fatto il video della prima accensione e come sentite andava tutto bene, poi ho cominciato a fare un rumore ciclico con motore anche in folle. Pensavo che era il carterino frizione che toccava sulla frizione, invece vado a smontare il carterino, era tutto a posto, anche perché l'avevo già limato per sicurezza. Vado a girare il perno ogni giro di ruota andava a sforzare e si impuntava il cambio. Aspetta che abbasso il minimo qua, già meglio. Si impuntava il cambio, al che ho detto, ma porca vacca, ma ho misurato tutto bene, ho fatto i falsi montaggi e tutto, boh. Pensavo che era a sto punto, siccome era un asse ruota pick up vecchio, ho detto sarà l'asse storto, se boh. Vado a cambiare l'asse, rimetto il cambio in tolleranza e tutto, faccio un falso montaggio e nulla, si impunta di nuovo il cambio. Allora sono andato per esclusione, ho provato a togliere la prima DRT che avevo, la prima da 55, che in teoria ingrana su cluster originale, vado a mettere una prima originale e il cambio è perfetto. Quindi prima DRT bocciata. E allora, via il dente via il dolore, ho chiuso il motore con cambio originale, no, con prima originale e il cluster Malossi, quindi seconda, con seconda da 15, un pelo più lunga, e terza e quarta corta 18-20. Alla fine ho montato il pignone da 26 perché ho pensato il ragazzo abita in collina, collina montagna, e forse un pignone da 26, appunto perché ha un pelo la seconda più lunga, male non le fa. E il motore va bene, è ancora un po' sporca ai medi, è un po' grassetta, ha anche il difetto della gomma a bordo scudo che non so perché gli salta via. È meglio che andiamo verso casa perché non è che abbia tanta benzina. Non è che abbia tanta benzina dentro, però dai, la Vespa va più che bene, ancora un po' da sistemare la carburazione. La sella Yankee non mi ci trovo per niente. Il VHSH30 dà una bella pulizia di carburazione, anche se sono ancora un po' grassetto, secondo me di minimo, ma ho un 45. Devo vedere se ho, non ho altri getti da dargli, ci vorrebbe un 42. Ci vorrebbe un 42 di minimo, perché anche adesso al minimo sei un po' imbrattata, quindi vuol dire che è grassetta di minimo. Sì, dai, va bene. Pensate che il mio primo motore è stato appunto un M1L di 60, nel lontano, non mi ricordo, anni fa, e mi sembrava di volare. Adesso che sono abituato con l'M200, l'M1L ti direi che è un motore turistico da tutti i giorni. Però non male, dai, c'è da sistemare un po' la carburazione, però tira bene. Ripeto, c'è sto peletto buco di coppia che comunque l'M3XC tende a farlo anche. Vabbè, la frizione prima saltava. No, va bene. Dai, una bella vespetta, non è male. Cioè, la sella è inguardabile, personalmente a me non piacciono le Yankee, però dai, bella.